Prego, prego, che abbiamo un po' di fretta. Mister, a 4 partite dalla fine, forse è stata la migliore Inter dell'anno per almeno un'ora, che poteva vincere la partita nel primo tempo. È una certezza, insomma, quello che si è visto in quell'ora di gioco per queste ultime 4 partite, al di là magari insomma del ritorno della Juve che ci stava anche. Secondo me è un periodo dove l'Inter ha fatto delle buone prestazioni, poi mantenere questa padronanza territoriale per tutta la partita non è facile, e allora ci sono dei momenti dove sbagli i tempi per andare a pressare alto e sei costretto ad abbassarti dove hai fatto un po' di fatica o dove gli altri poi riescono a farla girare con più qualità. Però poi si diventa una squadra snaturata se ci si va a difendere, perché non sappiamo fare quello, lo sappiamo fare meno di quello che è l'andare a pressare, magari giocare in spazi aperti, andare a recuperare terreno, ma questo fatto di mettersi lì in fase difensiva con il blocco squadra, anche se si sembra poi posizionati bene con tutti gli elementi, non si riesce ad essere con quella tignosità e con quella cattiveria che ci permette poi di evitare di soffrire. Ecco, noi siamo una squadra che deve giocare a pallone, che deve fare la partita e che deve andare spesso a posizionarsi sul semicerchio della metà campo con la linea difensiva, perché abbiamo quelle caratteristiche lì. Non abbiamo degli interdittori, anche lo stesso Vesino non è un interdittore di quelli cattivi nei contrasti, è uno che gli piace giocare a calcio, che gli piace inserirsi, gli piace, oltre che gli piace, sono le sue qualità, le sue caratteristiche. Qualcuno lo voglia andare a vedere anche trequartista perché è quel giocatore lì che ha questi ingressi in bandierina, queste partenze, poi andando a rafforzare la posizione del centravanti sui cross quando la palla è laterale. Brozovic è sempre fatto il trequartista, ha sempre fatto la mezzala che va a chiudere le azioni, che va a giocare, per cui poi qualche cosa paghi nella fase difensiva, e se non riesci ad essere Sentus, anche se gli concedi poco, poi rischi molto, perché mi sono capitato anche pallone per fare il 2-1 anche a loro. Noi secondo me qualcuno di più, però anche a loro. Prego. Salve mister, io le volevo chiedere di Nainggolan, perché l'ho visto che ha trascinato, oltre a fare il gol, vabbè, ha trascinato la squadra per l'intera partita, lo volevo proprio urlare e spronare la squadra, anche a centrocampo urlava contro nel senso i compagni, ma per spronarli. Volevo capire perché poi ha deciso insomma di sostituirlo, se era per un problema fisico o per altro. Io di solito sono avvezzo a sbagliare le sostituzioni, per cui non si preoccupi. Ho sbagliato anche questa, nel senso che poi le tre sostituzioni si vanno a fare, ogni tanto si sbagliano, e in questo caso qui mi sembrava che fosse un po' stanco, anche perché dovevo mettere uno che sapeva gestire la palla, e avevo pensato anche a Vesino, però abbassi la squadra, abbassi la forza della squadra, e gli altri avevano preso anche campo nel secondo tempo in alcuni momenti, per cui diventava una partita rischiosa, per cui mi perdoni, ma ho deciso di fare così. Prego. Grazie. Salve mister, senta, nel primo tempo, quando l'Inter mentalmente proprio era sul pezzo, si è visto che la qualità c'è, quando la palla girava bene, i tempi giusti, negli inserimenti, c'è da lavorare molto sulla testa, nel senso questa squadra si deve autoconvincere che può fare così, anche magari con ritmi diversi, però per tutta la partita. A volte sembra che improvvisamente dice no, non siamo così forti, come se avessero paura. No, la squadra ha sempre tentato di fare così fin dall'inizio dell'anno, perché poi è quello che abbiamo deciso di fare, e quando si dice, a volte siamo entrati un po' in discussione, fra virgolette, che si passa o non si passa la palla al portiere, sempre per tentare di costruire da basso senza andare a tirare la pallata davanti, dove
dove non si ha quella fisicità e quelle caratteristiche di rendere giocabile poi la palla buttata. Per cui si prova a costruire da basso, se vengono a pressarci è meglio, perché se poi esci da quel pressing vai a giocare in campo aperto con gli altri che recuperano poi terreno verso la propria porta o che sono costretti a scappare verso la propria porta, e il riorganizzare la fase difensiva scappando non è mai facile. È più facile giocare con la squadra con i piedi sull'area di rigore e venire poi a difendere in avanti. Difendersi andando indietro è difficilissimo, e quindi ci si tenta di prenderci poi dei vantaggi in quell'atteggiamento lì di costruire. Poi in alcuni momenti non ce la facciamo a farlo e le partite diventano discusse, diventano poi in equilibrio, come è stata quella di stasera. Però poi c'è la mentalità, e la mentalità è stata giusta, perché quando abbiamo recuperato magari anche con due giocatori soli siamo ripartiti, abbiamo tentato di andare a far gol. Ci sono capitate due o tre situazioni anche quelle nel secondo tempo, perché Ivan dopo quell'1-2 lì si è presentato davanti a Szczęsny, che c'era un'occasione importante, insomma, ecco. Poi dentro l'area di rigore ci sono state due o tre mischie, come ci sono state in area nostra. Io penso che sia stata una partita bellissima dove l'Inter ha fatto quello che doveva fare, perché alla squadra gli farò i complimenti per aver giocato questa partita qui. È chiaro che poi questo risultato lascia ancora tutto aperto, però è sempre la prestazione che devi portare davanti alla squadra come analisi. Non è la casualità di un gol o il numero che ha fatto un campione, ecco. È sempre l'assieme, è sempre il lavoro di squadra che si va a considerare come prima caratteristica e come prima analisi, e la squadra ha lavorato nella maniera giusta. L'ultima qui davanti. Buonasera mister, prima diceva alle TV che una squadra d'alto rango certe partite poi le porta a casa. È d'accordo se diciamo che quello che forse manca per l'ultimo step, magari anche nella prossima stagione, è un po' di personalità nei momenti chiave e un po' di fantasia a ridosso dell'area di rigore nell'ultimo passaggio? Noi abbiamo fatto, anche quest'anno abbiamo fatto un calcio offensivo, siamo stati di là molto tempo, spesso abbiamo molti chilometri dentro la metà campo avversaria, e quindi secondo me per quello che abbiamo tentato di produrre come gol fatti dovremmo fare qualche cosa di più. Perché poi sono capitate molte situazioni che potevano determinare un numero di gol maggiori nel totale che ci portiamo dietro come score, ecco. Per cui sì, è vero, Perisic deve fare qualche Politano, deve fare qualche gol in più, il trequartista deve fare qualche gol in più, poi però sono sempre le intenzioni, e se siamo ancora terzi in classifica, insomma, qualche cosa di buono più o meno abbiamo fatto, insomma, ecco. Grazie, buonasera. Grazie a voi.